Oggi vediamo la differenza tra Maya orientale e Maya Tribal Fusion. Il Maya orientale ha una cosa in più del Tribal Fusion, ha l'ausilio del tallone, quindi negli slide verticali dei fianchi noi andremo a utilizzare i talloni per aiutarci a tirare sull'anca. Questo non vuol dire naturalmente che possiamo stendere le gambe vanno sempre tenute leggermente piegate. Quindi la postura base, bacino in retroversione, le spalle rilassate e il mio slide verticale andrà a tirare su il fianco corrispondente, quindi il tallone, e abbiamo la contrazione sull'obliquo. Per quanto riguarda invece lo slide orizzontale, sia nella danza orientale che nella danza Tribal Fusion abbiamo lo stesso tipo di movimento, cioè un movimento completamente orizzontale del fianco in cui dovete pensare a tirare completamente fuori l'anca come se ci fosse un filo che vi tira a destra e a sinistra. Ok ragazze, adesso vediamo la versione Tribal Fusion. Lo slide orizzontale è sempre lo stesso, mentre per quanto riguarda lo slide verticale abbiamo l'ausilio unicamente dell'obliquo e del pavimento per spingere il fianco verso l'alto. Quindi è molto importante in questo caso avere una buona postura di base con le gambe piegate, il bacino in retroversione in modo che gli obliqui si possano attivare correttamente. In questo caso stiamo unicamente usando appunto obliqui e spinta sul pavimento. Lo slide chiaramente risulterà un po' più piccolo rispetto a quello orientale perché non abbiamo più l'ausilio del tallone. Mettiamo insieme i due movimenti.